Lo hanno già detto in diversi, sono questioni importanti che si tengono molto tra loro, che potrebbero essere anche affrontate per questo in un unico ragionamento, ma che ciascuna presa a sé meriterebbe di un supplemento di approfondimento, perché hai parlato di crediti formativi, di inserimenti lavorativi, di lavori socialmente utili, quindi dietro ogni definizione c'è veramente un mondo anche di complessità, di riferimenti normativi, di quello che si può fare, di quello che è contemplato nelle normative di riferimento. Penso a tutto il tema della formazione, dei tirocini formativi, mi viene in mente la legge 14 della regione, mi vengono in mente anche i nuovi provvedimenti nazionale e regionale, il SIA e il RES, che parlano in un modo diverso di un aiuto, di un sostegno alle famiglie, quindi non soltanto al mondo dei giovani ma proprio a tutte le persone in difficoltà, non più tanto un tema di disabilità ma di svantaggio, legati per la prima volta all'assunzione di una responsabilità a fronte di un sostegno economico, quindi tutto il mondo dei progetti, dove anche qui il ruolo del volontariato può svolgere davvero un ruolo da protagonista, perché questo lo rispondo un po' a Costantino, riprendo un po' i ragionamenti che faceva lui, e poi ovviamente è la sua materia. C'è tutta una discussione da affrontare con molta laicità e con molta anche consapevolezza dei limiti della fase economica che stiamo vivendo, perché sono tutti progetti che sono indirizzati al reinserimento di persone in fragilità nel mondo del lavoro. Un lavoro che però fa fatica a trovare tutti questi spazi, perché se non la prendiamo anche dal punto di vista proprio economico, sociale, culturale di un progetto di ricreazione, di ampliamento della produzione, della ricchezza, è fatica anche poi trovare gli spazi per collocare tutte queste persone in una dimensione di progettualità che ti riaccompagna. Quindi anche qui il tema del volontariato, quindi non solo un inserimento a un tentativo di provare a ricollocarsi nel mondo del lavoro, ma anche uno spazio di progetto di vita da svolgere all'interno di una dimensione di esperienza di volontariato. Quindi anche su questo credo che le associazioni, soprattutto quelle più strutturate anche dal punto di vista organizzativo, ma anche che si ancorano a tutto un impianto di valori e di principi importanti come è senz'altro Hauser, è un pezzo importante di questa progettualità da tenere insieme agli enti locali e anche al mondo del lavoro, perché di questo stiamo parlando. Sui crediti formativi ha già detto Valentina, quindi non riprendo cose che condivido e che sono state articolate anche meglio. Mi viene anche qui solo una riflessione, anche perché credo che sia interessante anche dirsi un po' le cose, quello che si sta facendo, i progetti, i punti di vista, ma anche riconoscere anche le difficoltà e le contraddizioni nei ragionamenti e nelle progettualità anche che riusciamo a sviluppare. Il rapporto con la scuola è senz'altro una di quelle cose bellissime ma anche difficili e delicate. Qui Maria Luisa Martinez mi integrerà o mi correggerà se vado fuori strada. Non penso tanto alla vostra esperienza, ma non lo dico perché sono qui, perché proprio per quella robustezza e quella capacità, quell'ancoraggio di cui parlavo prima. Il mondo del volontariato si rivolge alla scuola fortunatamente, continuativamente, nel senso che sono moltissime le proposte, i tentativi, tutti ben intenzionati, tutti con obiettivi veramente importanti e nobili di coinvolgere la scuola. È però vero che la scuola sia in termini di autonomia, ma sia in termini proprio di costruzione di un progetto formativo educativo dei ragazzi, non può neanche poi disperdersi in mille rivoli che rischiano di essere anche una contraddizione loro stessi, nel senso che ognuno preso a sé è importante, la sommatoria di tutte queste cose, se non è articolata in un ragionamento di rete, come veniva detto prima, e anche di collocazione di un progetto all'interno di un percorso di vita sociale, culturale e lavorativo, rischia di essere anche una dispersione di energia. Quindi io credo che con la scuola occorra veramente... è uno di quei mondi con cui bisogna porsi anche molto in punta di piedi, con il rispetto alla loro autonomia, ma anche per il fatto che questi ragazzi devono comunque affiancare a tutto questo lavoro che è preziosissimo, perché li farà diventare cittadini attivi, ma che non deve però far venir meno anche un percorso formativo che gli dia quelle competenze, quegli strumenti per poi collocarsi in questo mondo così, così ricco e articolato. Quindi in tutte le cose ci sono sempre degli aspetti molto, molto importanti, molto nobili. Lo strumento con cui cerchiamo di raggiungere questi obiettivi è esso stesso molto importante.